Sono stato Bioggio, come è andato? È una giornata difficile, ma come è stata difficile per me penso che sia stata difficile per tutti. La cosa più importante è non mollare di testa con queste giornate. Poi arrivare non ci credevo nemmeno io quando sono partito. Poi sinceramente agli ultimi 300 metri, come è passato la mia passata Rodriguez, avevo perso tutte le speranze. Gli ultimi 50 metri, quando ho visto che riuscivo a passarlo, nemmeno io ci credevo. Ti ha lasciato vincere o hai vinto con le tue gambe? Non lo so, io negli ultimi 50 metri ho dato tutto, quindi. Detto di no, non sembra, cioè, sembra vittoria vera. No, ma infatti, anche penso che lui è il 300 metri, quando è passato, ha superato, andava forte, quindi ho sfruttato la sua scia per poi passarlo negli ultimi 50 metri. Quando sei caduto cosa hai pensato? Ormai è andata. Quel frangente, meno male che c'era Luca e Valentino che mi sono stati vicini e mi hanno detto di insistere perché potevo riuscire, e alla fine è andata bene così. Sei un duro quando uno la mattina parte con l'intenzione di far bene, poi mollare. Non è facile, poi tutto solo, anche l'ultima salita, hai fatto un'impresa, ma avevi già un po' colto. Sì, ma se pensi a tutti i sacrifici che hai fatto prima, smetti di pedalare solo gli ultimi 20 km, butti all'aria via tutto quello che hai fatto dalla mattina. C'è stato un momento in cui hai pensato, non ce la faccio? Il momento della caduta, un attimo. Cade il mondo addosso, però poi risale in bici. È fatto anche male? Ma varie esplorazioni, ma niente di che. Sull'ultima salita sei andato molto agile, non temevi di perdere troppo tempo? Non potevo andare più duro perché non riuscivo a spingere, l'unico modo era salvarmi con l'agilità. Infatti poi ho detto male che va, se devo spingere spingo gli ultimi 2 chilometri, l'ultimo chilometro. Hai messo giù un dente o no l'ultimo chilometro poi? Ma poi ho messo giù due denti quando è rientrato Rodriguez. Fame, freddo, solitudine, hai sofferto? No, pensavo solo di arrivare il meno possibile. Senti, la tua ragazza come si chiama? Flavia. Ti aspettate un bimbo? Sì, tra 15 giorni. Penso, tra 15 giorni. Sai già se è maschio o femmina? Maschio. Sposati? No. Pescara. E per la squadra come importante è stato? Una squadra seconda divisione, ha messo tanta pressione? No, con Luca ho lavorato da quest'inverno, avevamo questo obiettivo di arrivare bene al giro. Lui mi diceva non ti preoccupare, vieni a giro e vinci una tappa. Sai, quando te lo dicono l'inverno ci si ride pure un po' sopra, poi lavorando tutto l'inverno prima o poi dopo il lavoro riesce. Hai raggiunto tuo padre? O no? Lui non ha vinto una tappa? No, non ha vinto. Hai superato tuo padre. È un uomo da fuga anche lui? Sì. L'hai sentito tuo padre? No, ancora non riesco. Senti, ma te non ti ha mai messo pressioni rispetto alla carriera? Dici che tuo padre ti ha mai messo pressioni? No, tu giocavi a calcio? Sì. Fino a che hai calcio? Fino a 15 anni. Che ruolo? Centrocampista. Quindi lavoro in famiglia? Ora è là. Bene. Però le soddisfazioni che ti danno la bici... Cos'è che ti ha conquistato della bici? Ma non è che mi ha conquistato, del calcio ero stufo, non mi andava più di giocare a pallone, poi a 18 anni ho preso la bici per gioco, diciamo, e poi da lì è nata la passione. E adesso? Adesso è diventato il lavoro. La maglia azzurra? La maglia azzurra è arrivata per caso, però cercheremo di tenerla.